Siamo quasi alla resa dei conti, ragazzi. Incredibile. Round 21 di 22 e andiamo in Brasile. Buongiorno, Diego. Sono appena state accreditate le entrate settimanali dei nostri sponsor. Andiamo bene, i costi non superano le entrate. Incredibile, ma vero, manca davvero, davvero, davvero pochissimo alla fine della stagione con la Tatum. La Tatum F1 Team 001 che effettivamente ha tanto, tanto, tanto stupito per certi versi. Ha anche realisticamente preso in quel posto perché effettivamente, ripeto, non era per niente facile per un team come loro, per un team come la Tatum di Firenze, poter far bene dato che era alle prime armi, ha subito, ha goduto e infatti potete vedere dai risultati della stagione con degli arrivi mediamente fuori dalla zona punti. Siamo andati a punti semplicemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte in 20 gare. E tra l'altro ora sto guardando che effettivamente mi ero dimenticato che a Monaco effettivamente, ora vedete anche voi, siamo arrivati quinti. Quindi il miglior risultato che ho detto, il secondo miglior risultato in Messico dopo la vittoria del Canada, effettivamente è così, però è eguagliare il secondo migliore risultato di Jules, ecco. Quindi 8 arrivi nella zona punti su 20 gare fino a questo momento. La maggior parte degli arrivi non in zona punti sono 13esimo, 15esimo posto, sempre molto sofferti. Abbiamo avuto delle gare no, come quella di Silverstone, dove siamo arrivati 19esimi perché era il nostro potenziale, e in Giappone dove potevamo arrivare 16esimi o 15esimi. Ma abbiamo preso una penalità di 3 secondi. La seconda o terza comunque di questa stagione, solo due ne abbiamo prese, mi pare, a Monza e proprio a Suzuka. E però sì, quelli sono più o meno i risultati. Con un Mick che invece negli ultimi tre appuntamenti ha fatto praticamente i suoi migliori risultati, eccetto un 14esimo posto lì, boom. A Spa, però lì c'è stata la safety car, c'è stato veramente un gran casino. 16esimo, 11esimo e 13esimo, ma soprattutto quell'11esimo posto fa davvero tanto morale. Speriamo che per questi ultimi due appuntamenti possa davvero fare bene. Sole che spacca le pietre e nessuna rivalità perché ormai appunto mancano due gran premi. Peccato, avremmo scelto Russell così forse avremmo avuto qualche possibilità. Comunque, dato che non c'è pioggia, andiamo subito con alcune componenti, come al solito, non proprio le componenti migliori, ma quasi, insomma, perché comunque le numero 3 vanno sempre molto bene. Andiamo verso la familiarizzazione con il circuito e tante altre belle cose. Ok, andiamo. Ho avuto una laggata o sbaglio? Una frizzata forse. Uno 6915, siamo in, non ho visto bene. Ah, P18. Arrug, arrug. Lotteremo tanto, lotteremo tanto, niente è perduto. 6 e 8, siamo. Oh, dietro a Mick. Wow, però, ma l'Alfa ha fatto 3 decimi meglio. Pazzesca, pazzesca, impressionante. Peccato, 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 peccato. Però la gara è domani, cioè tra poco. La Formula 1 fa ritorno a San Paolo con il Gran Premio del Brasile, pronto a farci emozionare. Come quando Sebastian Vettel ha vinto il suo terzo campionato piloti nel 2012 o Max Verstappen nel 2016 ci ha sbalordito con una prestazione sotto la pioggia impressionante.
Interlagos rappresenta sempre una gara speciale. È un circuito da 4,3 km con 9 curve a sinistra e 6 a destra per un totale di 15. Il giro più veloce di oggi potrebbe arrivare intorno ai 220 di media, ovviamente, se non piove. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Nel resto della griglia invece Vettel, Leclerc, Max Verstappen e Ricciardo, Sainz, Norris, Albon e Sergio Perez, Stroll, Kvyat, Kimi Raikkonen e Giovinazzi, Schumacher, il pilota proprietario, Kevin Magnussen e Romain Grosjean. Ocon inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Russell, Latifi, infine Pierre Gasly nell'ultimo posto in griglia. È quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Mi dispiace però per Pierre, poverino, cioè qui ha fatto il podio. Mi dispiace davvero. Ok. Strategia di oggi. 20 giri, ma io direi di andare giù. Perfetto, andiamo ancora più giù, andiamo 17,5, dai, via. Gomme riscaldate e adesso andiamo via allo spettacolo. Attenzione, via! Wow, super! Occhio, non esagerare. Beh ragazzi, qui partenza vera, però alla fine qui abbiamo fatto una bella partenza vera, perché effettivamente non si può dire molto. Non abbiamo fatto una dive bomb in curva 1. Attenzione perché qui ho sentito anche quasi una botta. Attenzione perché intanto qui il carburante qui non sale subito, attenzione. Quindi vuol dire che devo preservarlo. Va bene, abbiamo rischiato un pochino, ma almeno continuiamo ad avere la vettura abbastanza scarica. E intanto siamo con le gomme medie, attenzione. Abbiamo sfruttato una grandissima partenza, uno scatto perentorio. Veramente fantastico lo scatto di Jules. E occhio perché siamo quasi ridosso della zona punti. Anzi, siamo ridosso della zona punti, quasi in zona punti dopo un giro. Abbiamo guadagnato 5 posizioni. E siamo velocissimi sul dritto. Attenzione perché se andiamo troppo interno ci dà il taglio lì. Attenzione, siamo in zona punti. Siamo incredibilmente in zona punti dopo un giro. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Chi l'avrebbe mai detto? Pazzesco. È un gran premio dove ci saranno 1000 sorpassi probabilmente, quindi ottimo per noi. E voglio già risparmiare. Sono già con la modalità risparmio attiva. Risparmio energetico. Occhio perché non ci sta Albon. Albono, cosa ha fatto Albono? E rallenta tantissimo in una zona pericolosa. Fortunatamente non abbiamo rotto niente. Attenzione perché ci prova anche Kvyat. E passa anche Kvyat. Attenzione, è una zona molto difficile. Lì non può passare, lui non passa. Mamma mia, per un niente non abbiamo rotto l'ala, Albon si è stato fortunato perché altrimenti sarebbe accanita l'ira della Tatum e dei tifosi Tatum in Thailandia, io te lo dico. Ok, manteniamo la calma. DRS. DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. DRS time. E lui ha il DRS, è riuscito a riprendere il DRS subito di Norris davanti. Ma il fatto è che noi riusciamo a tenerlo è assolutamente confortante, Peccato per quel lungo in questa curva che ci ha fatto perdere contatto e una posizione. Bello che il nostro rivale nelle ultime gare sia stato più Albon che Giovinazzi, vuol dire che c'è stata una crescita. Ok, che adesso però stiamo un po' perdendo. Vorremmo tanto il DRS da parte di Alexander, ma è impossibile. Sta andando troppo forte, ha già ripreso il gruppo davanti. Mentre noi abbiamo la fortuna di essere davanti a Kvyat e quindi di avere
un pilota che ha le gomme medie come noi, che non è poi così tanto veloce. 9.5, non ho visto, non vedo mai che tempi fa quelli, che tempi fanno quelli davanti, perché non mi interessa essenzialmente. Tanto penso che mi sia entrato un moscerino nell'occhio. Questa non è una cosa molto positiva. Non è momento di litigare, Kvyat, non è momento di litigare. Dobbiamo guadagnare posizioni, non bisticciare per perderne, mi raccomando. Purtroppo però vanno molto più forte davanti. Quarto giro, ancora non è momento di rientrare. Speriamo che davanti si diano battaglia, almeno due piloti. Attenzione intanto. Vacca, che velocità! Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Ok, rimane Stroll. No, rimane davanti Kvyat. Mentre noi purtroppo perdiamo sempre tempo nelle fasi di duello, mamma mia! Dato che ci sono, dato che è un momento morto. Ci tenevo a ringraziare comunque Tonio Official, Tonio, per le copertine. Sono comunque semplici, ma estremamente più belle rispetto a quelle che non erano copertine, ma erano cose lasciate lì. Quindi ringrazio tanto lui per la pazienza. Non sono un amante delle copertine. Anche perché fa caldo adesso, non serve. Ok, quinto giro, 2 secondi e 9. Ah, niente da fare qua, ragazzi. Siamo lontani. Per carità, abbiamo delle gomme diverse, Stop. Monteremo gomme morbide. E abbiamo anche una macchina piuttosto scarica. Quindi anche se mettiamo magro o standard, non cambia fondamentalmente niente. Stacco dalla vettura che ti precede è 3,3 secondi. Solo sono io che devo meccanicamente continuare a cambiare la mappatura. Ma voi davvero non cambia niente. Sperando che nei prossimi giri potremmo, con le gomme nuove, agguantare qualche bello guaglione davanti. Occhio. Record personale nel T2. T5, ma vediamo un po', anche stavolta non siamo disturbati. Nessuno dietro. Il distacco dalla vettura che ti precede aumenta di pochi decimi a giro. Finché sono pochi decimi con una mescola di svantaggio va più che bene. Ok, dovrebbe rimanere dietro. I tempi sono molto costanti. Oh, taglio. Troppo speranzoso di per curvare. Ah, spero di chiuderla meglio. Occhio. Calma, manteniamo la calma. Davanti nessuno si dà fastidio, ragazzi. Che palle. La finestra del pit stop si è aperta. Io direi di rientrare adesso in questo giro. Diamo tutto.
entriamo in questo giro e proviamo l'azzardo di usare le soft per 9 giri. Qui tecnicamente dovrebbe funzionare l'azzardo. Un'ansia addosso. Avere Torpedo dietro, che poi l'ho trovato anche in qualche lobby online. Torpedo è poi tra l'altro il nickname che ha voluto utilizzare un italiano per essere simpatico, ma assicuro che non è molto simpatica una cosa del genere. No, scherzo. No, non scherzo. Oh là là, 69 km/h come numero di Joule. E non solo di Joule, ovviamente. Ok. Ora proviamo un mega massive undercut. Per dire. 2 secondi. Vai, vai, vai. Bravi ragazzi, bravi. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Poi però mi direte come facciamo con Magra, andando piano, a consumare di più, me lo spiegate per favore, grazie. Ok, a questo ritmo e con questi settaggi di carburante rischiamo di esaurire la nostra riserva prima della fine della gara. Riduci la percentuale di carburante. Non il primo giro, ti prego. Il primo giro fammi spingere, ok, qua che tanto non serve tanto carburante, però ti prego, fammi spingere un po'. Penso ancora con la miscela, però per favore, Sei e 3 su Hamilton. Non sono tanto distante da Luigi, no? Come mai sono così distanti poi Raikkonen e gli altri? Vabbè, Raikkonen e Gasly saranno già andati ai box. Quindi gara non proprio negativa, eh. Grande guadagno, grandissimo guadagno questo, veramente un undercut riuscito veramente alla grande. Stiamo andando a prendere Latifi a un ritmo spaventoso. Anche perché ok, o con che alle medie. Però adesso Kvyat dovrebbe essere forte, Toast prorompente. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. La vettura dietro di te monta gomme morbide. Ok, sta volando infatti. Con Lewis Hamilton. Fa il record. Intanto potremmo avere il DRS di Latifi il giro prossimo. Il giro successivo. Sì, in quella zona lì sicuramente. Speriamo di non incontrarlo prima. Very good. Il carburante sta scendendo. Al limite. E dovrebbe esserci Albon. Sì, 2 secondi e mezzo. Quanto abbiamo recuperato. Non è detta l'ultima parola. Non hanno ancora detto nulla, a dire il vero. Forziamo tantissimo qui adesso. Grande Latifi. Grande Nicolas Latifi. Grande intenditore di videogiochi e della Nintendo. Mick è rientrato ai box. Mick ai box. Ok, via. Uno e nove, dai. Dai, andiamo 1 e 8.
Abbiamo ancora un taglio bonus. Stiamo anche risolvendo con la benzina. Grande gara questa di Sul. Bene, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Ancora meglio. Sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Ma perché devi darmi sempre brutte notizie, Alex? Scoditi lo spettacolo. Alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Stiamo arrivando. Stiamo addirittura distanziando Kvyat. Dai, che stiamo facendo molto bene. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. DRS time, no, eh? Devo raggiungere il DRS. Ce l'abbiamo. Importantissimo il DRS. Ci dà la possibilità di respirare. Bene. Un millesimo peggio. 3 giri veramente fantastici al momento. Gli ultimi 3. Con 9 Kvyat, 14 su 18. Devo un pelo risparmiare adesso l'ERS. Carburante ci siamo. Direi che ci siamo. E su. Ah, ma abbiamo rischiato un taglio stupidissimo, eh. Occhio. 6 decimi. Proviamo a non usare il l'ERS in questo giro. Per farlo per il prossimo. Andiamo. Ok, siamo vicini. Gara tiratissima. Siamo sempre un pelo più vicini, eh. Occhio, siamo vicini. Ok. Molto vicini. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3. Non mi interessa adesso, non mi interessa Alex, non mi interessa. Dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. La McLaren l'abbiamo già vista nelle scorse gare, è veramente veloce sul dritto. Dai. Ok,
attimo. Via, 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 tutto l'ers. Tutto l'ers, sì, stavolta è nostro. Stavolta è nostra, lo sento, lo sento, lo sento, lo sento, lo sento. È veloce! Dentro, dentro, dentro. Ok, bel sorpasso. Lo so, non abbiamo più, non abbiamo più. L'idea di sorpassare Norris, che non ha il DRS. Dai. No, abbiamo Hertz. Sei all'ultimo giro. Niente, per provato. Abbiamo provato l'attacco e l'assalto finale. Non è ancora finita, eh. Non abbiamo niente, ma non è ancora finita. Niente, non abbiamo niente. Se ne va via in queste curve. Vediamo. Ho fatto finish, ma mi sembra particolarmente difficile. Niente da fare, purtroppo, peccato. Però è un punticino, ragazzi, clamoroso. Questo è un punticino clamoroso. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Oddio, bella, bella, bella gara, ragazzi. Bellissima, veramente. Bellissima. Grande, 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 grande. Spettacolare. Con questa il campionato è in casa. Grande. È stata una stagione fantastica. Si merita tutti gli applausi dei tifosi. Congratulazioni. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa. Doppietta Mercedes, e hanno vinto il campionato. Allora sì. Non ho sentito Lanzini, ragazzi, era ancora lì ad esultare. Però immagino proprio di sì. Complimenti. Un punto che vale tutto, ragazzi, giorno, vale tutto. Mamma mia. Credo che oggi nominerò il pilota proprietario. Ha saputo sfruttare al meglio le gomme senza perdere velocità. Sì, è vero, che è vero, molto è vero. Utile nella Formula 1 moderna. Bravo Luca, stavolta sì, devo dire, essere sincero. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Dopo una gara del genere, ma non ancora di Formula 1 è più incerto vinto che matematicamente, restate ragazzi, con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Non hanno matematicamente ancora vinto, perché 25 più 18 fa 43, ma c'è il giro più veloce che vale un punto, quindi potrebbero vincere con un punto di vantaggio. Mi sembra piuttosto realistico che le due Mercedes non facciano punti per il prossimo Gran Premio. Comunque sia, pazzesco, 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 pazzesco. È stata forse la gara più bella, più vincente. Wow, una delle più belle. Non sudavo così per una gara contro l'IA da una marea di tempo. È divertente, ragazzi, certe volte è davvero molto divertente e stimolante guidare contro loro. Peccato per il 18° posto di Mick, davvero, peccato davvero. Comunque siamo all'ultimo appuntamento, quasi all'ultimo appuntamento, perché il video tra poco finisce, ora finisce, non so, comunque finisce, non vi preoccupate. Sono stati 18 giri veramente super intensi, meravigliosamente intensi, meravigliosamente belli. E sono veramente soddisfatto. Nonostante dopo questo Gran Premio siamo passati al terzultimo posto nuovamente, dopo che eravamo al quartultimo ed eravamo davanti all'Alfa Romeo. Quindi per l'ultimo appuntamento sicuramente non faremo granché bene, però
pazienza. Io ragazzi vi do appuntamento ad Abu Dhabi, una pista dove l'anno scorso, me lo ricordo benissimo, abbiamo fatto una fatica, ma una fatica ed avevamo la Ferrari, in carriera. Will Smith aveva la Ferrari, ok? Ok. Basta. Vi do appuntamento ai prossimi video. E qui con Giulia Staccata. Aspettando il ritorno del papà, che è stato su Twitch in Moto 3 e Moto 2. Ma per la MotoGP mi sa che torna, eh? E chissà come tornerà. Ciao ciao!